Il maltempo non ha fermato i turisti partenopei che in questo weekend hanno approfittato della notte europea dei musei per visitare i poli artistici che hanno aderito all'iniziativa. Un euro in molti casi la cifra simbolica da pagare per accedere alle collezioni di Capodimonte, dei parchi archeologici del Vesuviano e del Man. E proprio al Museo Archeologico di Napoli l'affluenza di questi giorni è stata tanta, complice anche la presenza fino alla fine di giugno dell'allestimento Gli Dei Ritornano, dedicato ai bronzi di San Casciano. Ecco con che spirito i turisti si sono avvicinati alle bellezze di Napoli in occasione del fine settimana appena concluso. Penso che sia una bella iniziativa anche per le persone che non vogliono fare sempre la solita cosa la sera, cioè stare in qualche pub o discoteca, e può rendere la cosa un po' più carina. Direi che è una cosa comunque fondamentale per avvicinare la cittadinanza alla cultura, che fondamentalmente poi è la nostra storia, no? E quindi direi che è un'iniziativa meravigliosa e da riproporre anche molte più volte, ecco. Trovo che sia un'iniziativa importante perché avvicina la cultura alla popolazione, dando un'occasione di frequentazione dei luoghi della cultura, anche incentivandolo con la pubblicità, con ingressi gratuiti. Le domeniche gratuite, che hanno un richiamo di pubblico esagerato, finiscono per essere un luogo di accessibilità anche a persone a cui non interessa assolutamente venire al museo, ma sapendo che non si paga vengono. Diciamo che già pagare un euro, pagare due euro, al massimo tre euro renderebbe la cosa affascinante, allo stesso tempo porterebbe soprattutto persone interessate ad entrare in questi luoghi unici come del resto il Museo Archeologico di Napoli.